Ciao a tutti, scusate ma qua ho un piccolo problema con la sigla che non voleva partire, succede anche questo, perché avevo pensato di mettere Pax Deorum, ma vedo che questa volta la pace degli dei proprio non c'è, scusate ma vediamo se riusciamo a fare la sigla. Bene, allora niente sigla, partiamo direttamente così di brutto e la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo in onda da Radio Gamma 5 come tutti quanti i giovedì da molti anni a questa parte, ormai da moltissimi anni. C'è già un ascoltatore, sentiamo. Sì, pronto? Ciao Francesco. Ciao. Già immaginavi che sono... Sì. Niente sigla, va, che metto solo se vuoi fare la sigla. Se... No, nessun problema, dimmi tutto, visto che sei già in linea. Sta attento, e tu letto intanto qualcosa di libri? Sì, qualcosina ho letto, logicamente se ho poi ho ripreso anche a lavorare, perciò... Comunque qua che sei un bel sulla cronaca della Repubblica, a New York, nell'Ornel... Ivano, la radio. Hai la radio alta? Aspetta che sbasso una scianda. Sì, perché qua io dovrei essere a posto. Perché purtroppo Radio Gamma 5 non ha un grande apparecchiatura. Non siamo... No, a posto, adesso non fischia più, poi pure tranquillo. Se sente basso però ti sento basso a voce. Mi senti, telefono, mi senti adesso? Sì, se te sento... Ma aspetta, ti parlo per telefono perché come sempre l'apparecchiatura... Adesso mi dovete sentire. Adesso ti senti bene. Dimmi tutto. Niente, nel New York, dunque nell'Ontario, no? Due mamme e due padri hanno adottato un figlio. Era un bimbo dell'Ontario, avrà due madri e un papà. Sì, beh, d'altronde, scusa, se le persone sono capaci di seguirlo, meglio, come si dice, meglio abbondare che difficile, si dice in latino. E ho fatto il parallelo, no, qua, qua in Italia, Milano, impose trasfusione a testimone di Geova, ora rischia la denuncia. Cioè, impose la trasfusione di sangue a testimone di Geova e rischia la denuncia, perché naturalmente... Sai come chiede, no? Sì, beh, purtroppo, sai, le regioni monoteistiche danno sempre problemi dappertutto, in tutto il mondo e in ogni luogo, insomma. Sì, sì. Cioè, il monoteismo è presente. Sì. Cioè, proprio questa è proprio mania di certe cose. Ne avremo occasione di parlare anche durante la trasmissione, proprio sì, perché... Se te me permetti, dopo mai, se mi mette altre cose... Dopo, se mi salta un'altra notizia... Beh, perfetto, cose, sì. Va bene. Vengo avanti. E ora niente, dopo cosa che c'era un libro di Vidal Naquet, pensaste, conosci Vidal Naquet? Sì, è uno storico francese contemporaneo. Contemporaneo, sì. Però non costava leggere un libricino. Sì, beh, ha fatto alcuni libri sulla storia della Grecia. No, difatti neanche per me, io non ho una grande considerazione di questo autore, insomma, poi sai, ci sono gusti e gusti, insomma. Sì. Se le prospettive, se volessimo parlare, è meglio un po' un attimino Foucault sui suoi argomenti, esatto. Sulla storia della verità in Grecia, il concetto di verità, che è una prospettiva ben diversa e più interessante, insomma. Sta anche un bel colpo su Leonardo, su Rai 3, sta una bella trasmissione su appunto... geologia, così che la Terra appunto acabaremo un 2007 caldissimo proprio. Come vuoi fare le previsioni previsioni appunto astrologiche per l'inizio del 2007? L'astrologia. No, veramente che ne avremo. Perché aspetta un attimo, un'altra cosa. Il Zio Girare, non so se hai visto oggi, il Zio Girare un film. Mel Gibson, Zio Girare. Sì, beh, con le solite errori, no? Sì. Ma però che sta delle proteste anche di antropologi studiosi e dice ma sti qua non c'è tanto
crudeli, insomma. Sì, guarda, se tu parli appunto di come si chiama, apocalittico sui Maya di Mel Gibson, in paesi stranieri hanno messo un limite di censura per quanto riguarda la violenza. In Italia la commissione censura, che basta qualcosina per censurare, per togliere, per far storie, ha detto che non si mette censura perché è un film storico. In realtà è un film bugiardo, perché la pratica di sacrificio umano non è certo una pratica maya, ma è una pratica che gli hanno attribuito falsamente. Infatti, qua. A parte poi il gusto della violenza di Mel Gibson, che è enorme. Gibson, perché essendo che sappiamo come che la pensa, qua spende e espande su idee, no? E fabbrica mostri, capito? Sì. E dopo è lui, siccome che è famoso, è gay, e poi sai, è cristiano. Fondamentalmente, se uno è cristiano è sempre attendibile, insomma. Proprio di qui, più. Sì, sai, sarebbe da chiedere a tutti quanti quelle associazioni di genitori cattolici che protestano per il sesso, per l'erotismo in televisione, se vanno a protestare per un film che almeno tutti quanti giudicano violentissimo nelle sue manifestazioni. Cava il cuore. Sì, che poi c'è rituali che sono completamente falsi, perché guarda. Una cosa sempre, attribuire le falsità è una caratteristica. Io ad esempio leggevo recentemente uno studio sui Maya che sono presenti nel sud del Messico, Selva Lancadona, e diceva stranamente questi Maya, che sono i più sopravvissuti, sono i più vicini ai Maya originali, non hanno sacrifici umani. Ma guarda, ogni volta che tu trovi un elemento storico concreto, una cultura che prosegue, quello che gli è attribuito non c'è. Esatto. E d'altronde, sai, pur di denigrare, pur di cancellare, pur di dire menzogna, farebbe qualsiasi cosa. Esatto, ci sono sempre, no, le voci a pro e contro, no? A dispetto di fare apparire come io sono di una parte, esatto, e dell'altra, io devo fare apparire quella parte. Sì, ma sai, bisogna sempre, appunto, siccome un termine demonizzarla, va sempre demonizzata. Demonizzare, perché naturalmente devo salvaguardare la parte cristiana. E devo, sì, sì, i cristiani devono sempre essere presentati come salvatori. Esatto. Bene. Spazio intanto. Ciao Ivano. Ciao, ciao, ciao. Bene, il nostro Ivano è intervenuto. Vediamo se non ci sono altre chiamate e non sono telefonate, diamo un po' di appuntamenti che sono importanti. Allora, questo mese ci sono due eventi che è giusto e doveroso sottolineare. Uno è il giovedì 12 gennaio alle ore 21 in via Aureliana, al pub Imbolco, ci sarà il mutuo dei pagani, dei Veneti e dei Vicca. Sì, pronto? Ciao, sono Stefano. Ciao. Ciao. E fate una che te mi spiegassi un attimo, perché non avevo capito bene, insomma. La settimana scorsa, con questa qua, adesso non mi ricordo, facendo zapping per televisione, no? Per una TV privata, perché porcherie che te vedi per la Rai e per altri canali, insomma, non voglio far perdere. E così, un po' distrattamente, un po' incuriosito, ho assistito, perché c'era anche un prete, diciamo, su questo gruppo di persone che dialogava e si confrontava, no? Sì. E così un po' così, ripeto, distrattamente, ho messo un po' più di attenzione, perché mi sono accorto che c'era un personaggio che, guarda, ti dico, siccome sono rimasto incredulo, ti dico, forse non ho nessun, non so come aggettivarlo sinceramente. Guarda, io non seguo la televisione, perciò... Guarda, mi sono partito iscritto, sì. Ho visto che, siccome ero lontano, ti spiego un attimo, forse sono un po' improlisso, un po' lontano da televisione, ho detto, ma chi è questo qua? Guarda, è scritto Ruggero. Ah, cattolico tradizionalista. Sì, beh, non, comunque non è un sacerdote, è un laico. Sì, deve. Lo conosco anche di persona. Ecco. insomma, un tipo bizzarro, insomma, per carità. A un certo punto mi sono chiesto, ma sto qua ci è o ce la fa? Nel senso no, che... lui è super convinto. Eccomi, sono rimasto. Posso dare un piccolo particolare? Sì. Cioè, io lo conosco da diverso tempo di persona. Sì. Ci siamo incontrati a Cittadella alla festa dei Veneti. Sì. E allora gli ho chiesto, ma tu ci bruceresti, cioè, siccome sono anche in confidenza, ma tu ci bruceresti sul rogo? Non avrei problemi, mi ha risposto. Di persona, Cioè, sì. Cioè, eravamo lì tranquilli, c'erano anche altre persone, si stava discutendo, ma tu ci bruceresti sul rogo?
io non avrei nessun problema. Penso sai già, hai già capito sì, sì, come è la sua visione del mondo. Certo, ma mi tengo a telefonare per chiederti così, perché mi sto quasi un po' strano. Perché? Adesso ti spiego perché. Si parlava di pedofilia, insomma, no? Roba che sempre esistia, poi se sta che clero, insomma, se sai, insomma, non stavo qua a ripetermi. Beh, praticamente, segue la trasmissione, sa benissimo tutti quanti i casi, sì, e non sono neanche tutti che li elenchiamo. Sono rimasto stupefatto, veramente, perché una domanda di una persona che era, ha detto, ma scusa un attimo, ma se un prete stupra un bambino, cosa c'è che fai io? Cioè, il prete è rimasto così, se guarda intorno, diciamo che non ha neanche risposto. Questo qua e ha detto, beh, bisogna denunciarlo all'autorità, alla sua autorità, diciamo, superiore, dove che io dipende, cioè, non so, al vescovo. Esatto. Ma sono rimasto di stucco. Ma perché? Tu hai visto l'inchiesta che hanno mandato in onda le Iene? Sì. Ho visto, infatti, della stessa roba, praticamente. Sì. Mi sono rimasto, voglio dire, ma si stupra mia figlia? Ma mio copo, Dio. Sì, ma dico sinceramente. Tu hai ragione, perché il tuo sentimento, cioè, rendi conto cosa viene fatto. Ma se tu riguardavi le Iene, c'era prete che diceva che rendeva colpevole la madre. Sì. Diceva appunto, ma tu odi questa persona, ma tu sei arrabbiato con questa persona, ma no, tu dovresti perdonare, dovresti essere complessiva dopo che, cioè, che ha distrutto la vita di tua figlia, o di tuo figlio, insomma. Mi sentendo questa affermazione qua, mi è venuto su un odio. Ma un odio, guardate, mi penso, ma questo qua veramente crede, cioè quello che io dico è proprio convinto. Se tu pensi, tu l'inchiesta delle Iene mandata in onda sui preti di pedofilia, c'erano tutti quanti i parroci che difendevano il comportamento e dicevano no, non avvisare neanche il padre, perché se no il padre ha rancore. Ma scusa, se tua figlia o tuo figlio vengono violati da un prete, mi sembra la cosa normale che il sentimento di un genitore sia quello di rabbia. Certo. No, non ti è concesso anche questo, perché sai, tu sei una pecorella nel gregge e il buon pastore ha il diritto di sgozzarti quando vuole. E ora, siccome prima parlavi dei sacrifici umani, sì, questo è un sacrificio umano, questo qua? Certo, però, ma difatti, scusa, se tu prendi, noi lo ricordiamo sempre Abramo ed Isacco, quando appunto il Dio si compiace, chiede il sacrificio umano, l'altra parte va a sacrificare suo figlio. Certo. Cioè, dove sta, dal punto di vista, diciamo, anche dell'umanità, del cuore di un genitore, perché un Dio gli domanda sacrifichi tuo figlio e tu lo vai a uccidere? Ma il fatto se il prete, ti dico, nel caso di quel prete, hanno se Gagnanca esposto, probabilmente penserà sicuramente come quei dell'inchiesta delle Iene, ma questa persona qua che non è un prete, cioè voglio dire, se una figura, diciamo, che fa parte nell'organigramma, diciamo, del clero, è una persona estranea che segue, probabilmente se anche, come c'è scritto, sto cattolico tradizionalista, ma voglio dire, ma si riconosce nella Chiesa? Ma voglio dire, ma questo qua non è un essere umano, è un essere, solo di umano non ha niente questo qua. Tra l'altro, sai, quando tu hai questo di sottomissione, che gli altri sono dei peccatori, tu puoi fare qualsiasi cosa su di loro perché sono dei peccatori e devi salvare la loro anima. Cioè, tu non devi stare a comprendere le persone, no, tu ti reputi sempre superiore agli altri. Invece questa è la cosa peggiore che si possa essere fatta, perché far da giudice agli altri è la cosa peggiore, soprattutto quando vai a attribuire i peccati che non sono, perché logicamente i peccati per loro sono sempre di natura sessuale e di conseguenza anche che la sessualità è la cosa più normale. E infatti è vero che la sessualità, cioè, voglio dire, la sfera sessuale da parte dei preti è quasi un tabù, qualcosa che non si deve mai toccare, però ora, diciamo, se ne appropria piene mani, insomma. Loro rappresentano Dio. Loro rappresentano Dio e hanno questi. Cioè, ricordi sempre che il buon pastore è lui che dirige il gregge, porta il gregge dove vuole, gli fa mangiare quello che vuole, e quando il buon pastore decide di portare il gregge nel macello, lo porta nel macello. Comunque, guarda, ti dico, condivido su questa roba qua, però dico, è sempre un però, secondo me, perché un conto se dirlo, un conto sentire affermazioni del genere, mi te giuro, sono rimasto, non so, sbalordio a dir poco, praticamente. No? Sì, ma scusa, se tu pensi che quello che viene passato come Papa buono, come Giovanni XXIII, lui aveva emesso un documento di decine di pagine in cui minacciava la scomunica negli anni 50, anni 60, verso quei sacerdoti che denunciavano la pedofilia, il che vuol dire che esiste una tradizione all'interno della Chiesa Cattolica di coprire i fatti proprio dei preti pedofili, di proteggerli, perché rientra nella loro prassi. Non è che sia perché loro sono costretti alla castità, perché loro sono costretti a vivere con la castità, no, è una caratteristica della loro religione prendersi con queste persone che sono macchiate dal peccato originale, che sono innocenti, che non si possono assolutamente difendere in nessuna maniera. Comunque sì,
così, insomma. Cioè, sì, è una cosa preoccupante che, sai, esatto, che in questa epoca manchi completamente la sensibilità e la considerazione per i bambini, ma che uno solo perché si dice che rappresenta Dio gli sia concesso qualsiasi cosa. Beh, voglio dire, cioè, noi altri dobbiamo darci delle regole, che è lo Stato che decide, i nostri sì, legiferatori, però secondo me in natura che c'è delle leggi non scritte che vanno da sole, cioè bisogna rispettare persone, esseri umani e tutti gli animali. Quando uno usa violenza e non è appaga nemmeno, sai, di fronte allo Stato nostro, che è il Stato italiano, beh, insomma, per valutare qualcosa basta il tuo sentimento, basta il tuo cuore, basta come tu senti una cosa. Se una cosa colpisce il tuo cuore, il tuo sentimento, la tua vista, significa che questa cosa è importante, di certo, conseguenza non devi andare a cercare un qualcuno che te la giustifica, è il tuo animo che dice questa cosa è ingiusta, certo, e di conseguenza è già il tuo sentire, il tuo sentimento, il tuo riferimento, cioè interiore, che ti porta a giudicare la cosa e come comportarti. Certo, va bene. Bene. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sì, c'è un altro ascoltatore. Sì, pronto? Pronto? Troppo tardi. Sì, pronto? Pronto, ciao. Ciao. Francesco, sono Leo di Focali, ciao. Francesco di Bassano. Aspetta, posso chiedere una cosa che non c'è nella trasmissione? Voi fate una festa? Fate una festa, mi sembra. È il 20 di... Ecco, mi hanno fatto degli ascoltatori, ti fai una piccola finestra e parla di questa festa così... Sì, beh, so che è il 20 di gennaio che c'è sta pizzata che fa giù a una pizzeria che adesso non mi ricordo il nome, che non mi ricordo. Beh, insomma, la pizzeria giù verso San Giorgio in Bosco che fa... Cos'è, il Gallo d'Oro? Festa con tutti i fornai della radio, insomma. Ecco, insomma... No, perché gli ascoltatori mi hanno chiamato, no, non avevo i riferimenti, casomai non mi ricordo il nome. Vabbè. Comunque, no, un attimo solo per parlare dei preti pedofili, così. Sì. Che appunto su una trasmissione che ha fatto su Mi Manda Rai 3 ancora circa un mese fa, che parlava appunto di un ragazzo che sta su un seminario, che le sta praticamente abusando, insomma, lui aveva fatto denuncia ai suoi superiori, che nega. E le sta abusando un assistente che dopo le diventa prete, e le sta praticamente, ha fatto denunce ai suoi superiori, ha fatto, e lui ha mosso un dito, è andato anche dal vescovo, finché dopo le andava in questura, insomma in magistratura, che ha fatto denuncia, e questo prete qua si sta condannato e lui ha chiesto un risarcimento del 65.000 euro, però la curia a sua volta ha chiesto un risarcimento di 200.000 euro a questo ragazzo che le sta abusando e diventare, insomma, di 200.000 euro per risarcire la chiesa che ha rovinato come l'immagine. Danno dell'immagine. Che c'era gente del pubblico là, perché dopo ha intervistato anche l'avvocato della curia, che è proprio non so come chi avesse fatto darghe la nomina di avvocato, questo qua, che è pure scandaloso. Cioè, veramente, no, questo qua, questo ragazzo che tra l'altro è andato via, dopo si è trovato fidanzato, però ho detto, se ne stava proprio amareggiato, insomma. Cioè, veramente, come ti dicevi te anche prima, insomma, che veramente per loro è una roba giusta. Sì, è normale, fa parte della loro vita, della loro scelta. Ecco, cioè veramente dopo, anzi, aveva ragione Lori e gli chiedeva anche un risarcimento, sì, per chi ci stai a danneggiare l'immagine della curia. Cioè la gente là dentro lo studio, che mi dico se si poteva averlo là l'avvocato, io sbranava. Cioè veramente una roba indecente, insomma. Cioè veramente siamo arrivati a livelli, se la gente non se ne accorge di queste robe qua, allora è proprio, non ha un prosciutto, è proprio un'intera... un maiale. Il problema è che tante volte la gente si immagina che i sacerdoti abbiano tutti quanti i diritti. No, purtroppo. Cioè, nel no, senso, sai, con la mentalità del pastore, del buon pastore, che scelta volutamente, il buon pastore può tutto. Cioè, io lo ripeto sempre: il buon pastore decide quando dar da mangiare le pecore o quando sgozzarle. Sì, e di conseguenza rientra nella logica delle cose. Quando uno diventa pecora, ha sempre perso. Comunque va veramente, no. Cioè, e dopo anche come ti dico, anche saltando da un discorso all'altro, sì, che anche con storia del quell'uomo che ha chiesto di essere a Di Welby, delle cose di sì, Welby, cioè, sì, anche là veramente, cioè di quello che ha fatto su un polverone dei 600.000 morti che ha fatto gli americani in cosa l'hanno mai detto niente, insomma, veramente. Sai, sono ti ascolto parlare, bene, d'accordo, comunque ti auguro anche un buon anno a te, anche a Claudio, grazie, ciao. Sì, pronto? Pronto? Gian Paolo, ciao. Ciao Francesco.
io mi chiedo come ci si può meravigliare di una religione, mi permetto di essere blasfemo, non mi interessa niente di invadere un campo. Per me la scorreggia ebraica è questo e altro, perché per me invece, interpreto, per me Dio è una gran bella femmina, posso interpretarlo così Dio? Beh, sai, io mi guardo intorno e resto meravigliato di tutto il circostante, come lo è stato anche Einstein, proprio non credeva in niente fuorché nel circostante, mi meraviglio del circostante e rimango allibito, è qualcosa di commovente. E la scorreggia ebraica non permette che Dio sia femmina. Sì, beh, è un problema di monoteisti. Forse lo lascio aperto, Francesco. Va bene, perfetto, grazie. Ecco, lo lascio aperto affinché qualcuno mi corregga e mi dica che ho torto, che il circostante è una meravigliosa femmina. Ciao, Francesco. Ciao, ciao Giampaolo. No, ha fatto benissimo. Ciao. No, beh, difatti l'importante è sempre capire che non esiste un solo Dio, ma che esistono infinite divinità, che il mondo è pieno e completo di divinità, che moltissimi sono gli dei che sono presenti, che tutto quello che c'è attorno non è animato né creato da un unico Dio, ma che in realtà ogni cosa che esiste, che abbiamo attorno, e soprattutto a me non piace il termine creatura, nel senso che non c'è un qualcuno che le abbia modellato con la sua volontà queste cose hanno una volontà propria, se sono modellate, sono formate, si manifestano, e tutte quante le cose che abbiamo attorno sono tutte quante delle divinità. Sì, pronto? Sì, sono ancora mie. Sì, ciao. Ciao Francesco. Quando che vediamo per esempio adesso Giampaolo mi ha dato anche l'input, no? Del mondo che mi circonda, no? Tutto l'essere vivente, l'essere esteriore, che non è esteriore, ma però siamo tutti quanti insieme, credo, capire. Sì, beh, l'importante è di capire che siamo parte del tutto. Questi film qua invece cosa fai? Travolge tutto, perché fa vedere l'uomo, l'essere, no, al di sopra di un metro sopra a terra, credo, capire. Cioè al di sopra di tutto. Per esempio fa vedere anche Zoe, gli animali, fa vedere l'animale, gli lancia, ha fatto vedere una scena per televisione, fatto vedere una pantera nera, una scena, insomma, gli ha fatto vedere che la lanciava con una specie di corda, una roba così, cioè usa anche. Beh, sai, la violenza gratuita appartiene sempre al monoteismo, se la volontà di distruggere le cose, esatto, gli è insita. Esatto, non coinvolge positivamente, veramente, che devi definire che coinvolge positivamente. Il tutto, cioè il cosmo. Sì, ma l'importante, sai, è osservare le cose nella loro bellezza, nella loro capacità, esatto, nel loro essere. E se tu appunto le pensi create, dici, vabbè, non valgono niente perché qualcuno le ha create, perché non hanno volontà, non hanno capacità. Invece tu dovresti sempre essere incantato dal mondo ed osservare il mondo. Esatto. E cercare di osservare le più cose nel mondo. E che pensiero è il pensiero monoteista, perché ci sei ti che te è da. Beh, d'altronde, sai, se una cosa è creata da qualcuno, qualcuno può anche distruggere. Esatto. Se questa cosa non esisteva, non è importante perché prima non ce n'era la necessità. Esatto. Il monoteismo è pericoloso proprio perché porta nel mondo la capacità, la volontà di distruzione, insomma. È pericolosissimo, sì, è pericolosissimo, è fondamentale, è pericoloso, proprio è una cosa, sì. Se ti inculchi dentro fin dall'asilo queste robe qua, nel DNA. E d'altronde, sai, il catechismo dice che noi siamo creature, in realtà proprio significa dire che tu non hai niente di te, esatto, non hai messo assolutamente, esatto, niente, sei una marionetta, sei un macchinino caricato a chiave, vai avanti chiave, per questo, chiavetta, perciò sì, sei un burattino per il monoteismo. Tu non hai niente di tuo, e basta, tu non sei tuo. Tu non hai niente, hai capito? Ma di fatto dopo le persone diventano insicure, diventano paurose, timorose, diventano assoggettabili. Esatto. Ed è questo che il monoteismo vuole, sempre persone insicure di tutto, proprio per poter meglio controllare qualsiasi cosa. E ti provo a domandare magari a qualcuno, qualche volta così, una domanda così a caso, no? A qualcuno. Ti senti tu libero? Come libero? Beh, sai, la libertà è una capacità delle persone di essere libere. Sì, appunto, ma come libero? Cioè, nel senso, io penso sempre,
essere libero, camminare per strada, andare dove vuoi, capito? Cioè, questa si intende come libertà, è logico che se nessuno mi ferma, cammino per strada. Sì, beh, esistono vari tipi di libertà, vabbè. Esatto, no. La libertà, la piccola libertà da strada, la libertà con L maiuscola, che sì, e tutto il resto, insomma, cioè, ma ho fatto un esempio adesso, queste tante robe da, che tu capisci? Sì. Se l'esempio, io dopo passiamo altre, che cos'è la verità, cosa è questo, cos'è. Ma sai, le persone non sono abituate a porsi domande, a cercare di comprendere le cose, accettano sempre delle verità assolute che gli vengono imposte in maniera critica. Se fatica a pensare, naturalmente pensare fa. Beh, sai, le persone vengono anche allevate, educate nel non pensare, cioè nel senso che non è tutta responsabilità delle persone singole, perché se tu cominci fin dai bambini dell'asilo a insegnargli una religione monoteistica in cui dice sei un creato, e i genitori mandano i bambini al catechismo, e logicamente i bambini faranno difficoltà a comprendere delle cose diverse o aver fiducia in se stessi. Esatto, esatto, e anche se meno fatica, diciamo, a impegnarsi, a pensare diversamente, capito? Cioè, ma molte volte c'è proprio anche l'incapacità di immaginare, sì. Ma l'immaginazione viene tolta proprio perché si creano immagini terrificanti. Esatto. Perché già quando tu cominci a parlare del giudizio universale, dell'inferno, del paradiso, significa che vai a finalizzare l'esistenza delle persone, invece esatto. L'importante è non finalizzare, ma vivere. Esatto. Vivere in ogni momento, in ogni circostanza, senza pensare alle conseguenze. L'importante è essere sempre se stessi in qualsiasi cosa. Esatto. Bene. Grazie, Ivano. Ciao. Sì, pronto? Pronto? Ciao. Sta attento. Che ho letto il libro Opus Dei Segreta, di Ferruccio Pinotti. L'ho visto, sì, l'ho visto. E ora te consiglio di leggere, perché c'è certificazione di quello che hai detto te. Ah beh, sai, l'Opus Dei è una delle tante manifestazioni di come si controllano le persone. Ma che sia certificazione, perché adesso mi te leso di Parani che ti fa capire. Cioè, che ti fa capire che anche dall'interno di Aceta, perché sto qua è il capo suo, io che ho fatto santo poco tempo fa, no? Sì, di scrivarsi. Per cui, non sei i sbagli di una volta, questa sia certificazione di quando che Giovanni Paolo II ha fatto. Allora questo qua che ha scritto è il cammino. E ora te leso un passo, non dimenticare che sei bidone della spazzatura, umiliati, non sei altro che un secchio di rifiuti. E ora questa qua è a 6 e 7, una se fa parte del cammino, massima 5 e 92, sta altra se i biden 5 e 99. Demo oltre, perché se qualcuno non crede, il poi torce con 11 euro e dopo è decide da che parte stare. Sì, piccolo, molto piccolo, non avere più di 2 anni di età, 3 al massimo, non volere essere adulto, bambino sempre, infanzia spirituale esige la sottomissione all'intelletto, più difficile della sottomissione della volontà, i bambini non hanno niente di proprio, tutto è dei loro genitori, ma no, basta, aspetta che adesso andiamo a capo, perché bisogna che la gente, se no si sveglia, chi non si sveglia fa la tegna. Allora te sei, io li fa, i va a descare i bocce nei parrocchie, i va di circo i descacchi, di pallavolo, attività collaterali, e li porta dentro quando chi ha 13, 14 anni, dopo che dice che è sto signore, sto Dio che ha chiamato vocazione, e chi va dentro su sti club in cui cata come attacker, tutti che sia Dio, quando chi vende pignate, tutti che sia, te sei che ti dice, beh, sì. Beh, perché i la mette da qualche parte, eh? E dopodiché incomincia a dirti che se te vede dentro studiare con gli ori, te fai la vocazione di essere laico, se che fai il testamento a 18, 20 anni che te ghiacci tutto agli ori e te lavori gratis, in cambio ti dà chi te viene svegliare e si è 10 del mattino, una numeraria bussava per forza alla mia porta per svegliarmi, saltavo giù dal letto e baciavo il pavimento. Come che faceva Giovanni Paolo II, ti ricordo dove che andava, solo basava la terra. Sì, e fa parte punto. Sempre di chi assetta che era che Cristoforo Colombo. Andiamo oltre. E ora a bassa voce pronunciava la preghiera del mattino, dopo detto il serviam, perché bisogna si abitua a servire, non un'altra esatto, roba sua. Sempre umiliarsi, scommettersi. Dopo correvo in bagno e facevo una doccia gelata, per bisogna farla la doccia gelata per maschi e femmine,
maschi da una parte e femmine dall'altra rigorosamente. E dopo il bagno da doccia gelata, mentre pregavo per le intenzioni indicatemi dal prelato, alle 6:45 era pronto per mezz'ora di preghiera in oratorio, alle 7:15 veniva il momento della messa quotidiana in latino e alle 7:45 la colazione, alle 8 doveva andare a mare superiore per fare i piani. Cioè qua che sei veramente, no vita militare, peso. Si è mai fatti? A 17 anni, c'è scritto qua, il ha l'obbligo di mettersi il cilicio sulla gamba sinistra, anche quando chi va nelle scuole, perché chi va nelle scuole pubbliche, e tenerselo stretto per 2 ore al giorno di obbligo minimo. Dopo quando chi va in està al mare, se meglio che ne vaga, perché che tutti i segni di queste qua per cui si vede, e una volta a settimana, al sabato, gli va a usarsi a frusta, masochismo puro. Sì. E questo avviene in lo Stato, perché c'è anche qua a Verona, a Padova, Sì, beh, è presente per tutto lo possibile, purtroppo. Io non appare, perché io guardavo sull'elenco telefonico, noi che sì, perché sennò voi chiamali, che aveva chi era, perché meno ho paura, che se... fa quel malocchio. Comunque ripeti il titolo del libro, che così se qualcuno lo vuole acquistare. Ma guarda che è una cosa che ho volato stamattina a Girotto, che l'ho letta, perché è una roba devastante, che chiama il prete di che altra radio cooperativa Bisotto, che ho guarda che te pago una trasmissione, se, siccome che c'è anche qualche termine in latino, ti ho lesi, ti dopo commentiamo insieme. E non mi hai ancora risposto, no ma mi te capire, ormai non capisci niente, ma è a gente o a voi rendersi conto, perché questo non è che dire guarda che lei è una chiesa deviata come il prete pedofilo, no, questo che ha creato questa situazione qua, e ma guarda che queste sono robe sono... Beh, santo della chiesa cattolica, dai. Esatto, pensate che con una speculazione edilizia no economica, con delle azioni come quelle a Parma, fatta in America, gli si è fatto un paio, invece di fare 3 piani, ho fatto 7-8 piani. L'entrata dai maschi da una parte e femmine anche altra. No, scusa, come d'altronde sai, loro sono regioni monoteistiche, abramitiche, sono come gli ebrei, come i musulmani, non c'è nessuna differenza. Guarda che Iuri, li conosce, cioè se l'uomo si mette insieme e si rapporta con la donna in maniera corretta, l'evolve. Sì, ma d'altronde, ma perché divide l'uomo e donna? Cioè se tu pensi che nell'antica Roma... I ragazzi venivano educati assieme alle ragazze, quello che venivano insegnato alle ragazze veniva insegnato anche ai ragazzi e venivano educati assieme. Esatto, ma questi qua individui. Ma l'assurdo, perché i preti, per cui, e dopo i preti, chi sei meglio, perché io risi qui, i preti che ho qui dei vescovi fuori via, mi vagliano a confessarsi perché se sente, io risi i veri cristiani, ma proprio roba doc. I due fa l'impianto elettrico, e ora, che ha detto, siamo impianto elettrico unico? No, impianto elettrico separato, gli ho detto. Ma che senso, guarda che spendi molto di più, non stai a preoccuparsi, chi che è Iuriga? E tu capito, pai poareti, pa gente no, ma pa spendere, pa dividere i maschi dai femmini, fanca, nel stesso palazzo, l'impianto diviso. Addirittura un toso che aveva il suo Iacu e Sio, va a confessarsi, perché dopo le gadite che ha fatto coraggio, un psicologo che ha denunciato, che ha scritto no, e ora che ha consegnato al prete, torse un paro, torse un paro di... braghe nuove e una camisa, andare dai numerari che se è tose e farsi accusire in... e dopo che si infia a sera roversa con la cintura paedrio, i bottoni paedrio e si imbottona perché così non gli arriva, ma ti te pensi to? Beh, sai, la follia dei monoteisti è sempre questa. Oh, guarda che se uno vuoi tirarsi su perché l'è depresso, la lede e ride passi e mesi, ossia. Dai coordinate del libro, che così se qualche ascoltatore si vuole. Opus Dei segreta, pensate che questo legno fuori in novembre i gas ha rifatto a ristampa, che ero comprato. Casa editrice mi sembra che sia la RCS, cos'è? Sì, la Rizzoli. Sì. Ferruccio Pinotti, ma è fuori partito, guarda, è una roba di 400 pagine, ma sì, non l'ho visto, infatti l'ho studiato. Grazie per l'indicazione. Ciao. Beh, la follia è una cosa che appartiene a tutti quanti i monoteismi e tutti i monoteismi sono uguali, non pensiamo che il cattolicesimo e il cristianesimo sono superiori o migliori dell'Islam. In realtà, l'abbiamo detto e lo ripeteremo sempre, se i cattolici sono un attimino diversi dagli islamici in questo momento è soltanto perché esiste una cultura che li ha limitati, li ha confinati, li ha tenuti fermi, cioè esistono delle norme, delle convenzioni, una cultura che li ha imbrigliati. E finché questa cultura sarà capace di imbrigliare le fune del monoteismo, noi potremo vivere in una società più o meno civile. Quando ogni resistenza, ogni capacità culturale sarà sconfitta o sarà minoritaria, il fondamentalismo
cristiano, ebraico, musulmano e cattolico sarà uguale e imporrà le cose alla società. Difatti, se noi vediamo anche una cosa molto semplice, siamo nel periodo che coloro chiamano il Natale, in realtà è il Natale di un Gesù che non è mai nato, che non è mai esistito, però è un dogma, è un qualcosa che va salvaguardato. E recentemente, proprio nei primi di gennaio, è uscito l'Avvenire, il giornale della CEI, su Maria Maddalena. Maria Maddalena, sapete, è una figura che ha avuto un certo successo in quest'ultimo periodo, perché varie opere, tra cui il Codice da Vinci, l'hanno un po' rivalutata. E dice il Corriere della Sera, il quotidiano dei Vescovi dedica una pagina a uno dei personaggi più noti dei Vangeli. Mauro Cozzoli dice, Gesù la trattò da pari a pari. Maria Maddalena non è un'icona femminista. L'Avvenire, basta letture distorte, i teologi rivaluta la figura della donna e scatena l'immaginazione. E pensate che il Corriere della Sera ha dedicato un'intera pagina a questa peccatrice e alle varie fantasie che ci sono intorno. Sono state appunto movimentate varie cose, tra cui appunto Messori, che parla appunto anche della tradizione relativa alla Maria Maddalena. Ma come vedete, il discorso femminile della donna ha sempre rappresentato un problema fondamentale per tutti quanti i monoteismi. Difatti, se noi assistiamo alla storia dei monoteismi che sono affermati in Occidente, e non solo in Occidente ma a livello mondiale, e ripetiamo, monoteismi sono il cattolicesimo, il cristianesimo, l'ebraismo, l'islam, tutti quanti hanno sempre dei problemi molto consistenti con la figura femminile. Chi dice che deve essere confinata, chi dice che deve essere velata, chi dice che è una peccatrice, chi dice che è una tentatrice, chi dice che non ha dignità, tutti quanti sono proprio concentrati in questa direzione. Ma perché c'è questo bisogno di considerare sempre le donne all'interno del monoteismo come inferiori? Perché se noi andiamo a intervenire sul rapporto uomo-donna, che è uno dei rapporti più antichi, che sono basilari, perché pensate soltanto al rapporto che tutti quanti i maschi hanno con la propria madre, con una sorella, o con... sono rapporti basilari, sono rapporti che formano l'esistenza, che sono fondamentali. D'altronde è un rapporto basilare, in quanto una donna ci dà una vita e di conseguenza ci alleva. E su questo rapporto si vanno sempre a innescare i problemi di considerare la donna indegna. Questa è una follia del monoteismo, e di conseguenza la donna deve sempre essere rappresentata come peccatrice, come essere imperfetto, come un qualcosa che deve essere controllato. Ma anche perché la donna rappresenta la via della sessualità, e allora i monoteismi devono sempre creare problemi con la sessualità, devono sempre dire cosa c'è di anormale in un rapporto uomo-donna. Non c'è assolutamente niente, eppure cosa fanno i monoteismi in tutte quante le salse? Vanno a stabilire che si deve arrivare vergini al matrimonio, vanno a stabilire che la sessualità dovrebbe essere finalizzata alla procreazione, e non si parla mai del desiderio, dell'erotismo, della volontà, di tutto quello che può essere anche la fascinazione. Anzi, la donna deve sempre vestire in maniera castigata, viene sempre accusata di essere provocatrice. Ma perché questo? Proprio perché se si va a colpire il rapporto uomo-donna, se si va a cercare di porre in mezzo un qualcosa che è malato, come la visione monoteistica della sessualità, si creano sempre dei problemi esistenziali. Le persone saranno sempre prese tra il loro desiderio, tra la loro capacità, tra la loro vita, tra il loro istinto, e quello che una cultura malata e perversa come il monoteismo andrà a insegnare. E ricordate che allora, quando si comincia a pensare un'altra persona, in questo caso una donna, come insegnano i monoteisti, abbiamo l'esempio lampante dell'Islam, che c'è, che si deve coprire. Ma perché una donna si deve coprire? Perché una donna deve essere considerata una peccatrice? D'altronde la teologia cristiana ci parla di un'Eva tentatrice, che è lei che raccoglie il frutto del peccato, che va a tentare Adamo. Ma queste sono tutte quante follie di ogni monoteismo. Il monoteismo fa questo perché se noi crediamo a questo, cominceremo ad avere problemi di rapporti con tutti. E allora cosa succede? Se un bambino si accorge che nella società una donna è trattata diversamente da un uomo,
prende questo modello culturale e sicuramente si creano delle persone che poi di fronte ai loro desideri, alle loro possibilità, verranno meglio controllate. Sì, pronto? Sì? Pronto? Francesco? Sì. È Giampaolo? Sì. Adelina, digli che si copra, che immacolata la voglio, capito Francesco? Sì, ho capito. E ringrazio tanto Lorenzo che è andato perfino a contattare Terence Hill Radio, che è la non plus ultra. Ti ringrazio, arrivederci a tutti. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao Giampaolo. No, difatti appunto dicevo questo, se voi pensate anche a tutti i problemi che ci sono stati fino a pochi anni fa anche nella nostra cultura su questa diverginità. Noi abbiamo, tanto per ridere, uomini politici, parliamo di un ministro della giustizia che dice che lui è arrivato vergine al matrimonio. Ma che bisogno c'era di arrivare a questo sacrificio? Io posso dire che per un politico è importante non essere corrotto, essere un politico capace che ascolta gli elettori. Io non giudico un politico perché è arrivato vergine al matrimonio. Valuto le sue capacità di gestione pubblica. Eppure in Italia, se uno si riesce a farsi accreditare, se va avanti per discorsi morali sulla sessualità, e questa è una delle caratteristiche proprio basilari. Pensate che appunto noi eravamo partiti a parlare di questa Maria Maddalena. Allora, su questa Maria Maddalena, questa figura così controversa, che il codice da Vinci ha rivalutato. Bene, adesso c'è una... Cosa ha dato fastidio all'Avvenire? Perché si è formulata una nuova ipotesi su chi fosse Maria Maddalena. Dice la Flechter, che è una bibliografa di Sydney, che Maria Maddalena era in realtà un'imprenditrice ebrea in grado di offrire supporto finanziario a un rabbino itinerante chiamato Gesù di Nazareth. Premesso che in questa affermazione c'è un falso, in quanto il Gesù di Nazareth non è mai esistito e non c'è mai stato. Ma il fatto che si venga a parlare in questa maniera, in cui si dica che Maria Maddalena era attiva nel settore del pesce secco e dei coloranti per la lana, produzioni molto fiorenti nella città di Magdala, da dove veniva. E allora, questo fatto di dire che il loro presunto Dio fosse aiutato, sostenuto da una donna, crea problemi. No, bisogna sempre considerare che questa donna fosse una peccatrice. Voglio ricordare un semplice particolare, di come ad esempio si dice anche nei Vangeli di questa figura che si pente per essere prostituta. Ieri sera hanno fatto Quark e si parlava dell'imperatore Ottaviano Augusto. Il conduttore disse che quando Ottaviano Augusto impreta qualche valore di tipo moralistico emanò una legge contro l'adulterio. Per contestare questa legge non fecero grandi scioperi o grandi contestazioni, le donne semplicemente andarono a iscriversi, quasi tutte o la gran parte delle donne andarono a iscriversi nel ruolo dei registri delle prostitute e gli uomini nella categoria dei protettori di prostitute, proprio per contestare questa legge e per trovare un vincolo. Benissimo, quanti ai tempi nostri sarebbero capaci, per contestare una legge di tipo moralistico, di fare questa maniera? No, sicuramente, perché la Bibbia lo insegna, ha educato le persone, e le persone di fronte a un termine come prostituta sarebbero sicuramente scandalizzate e non sarebbero capaci di utilizzare tutte le loro potenzialità per contestare una legge di questo tipo. Bene, allora capiamo come era diversa una società basata su principi pagani o non cristiani o non monoteistici e come la nostra realtà basata su principi appunto di tipo moralistico. Ma c'è un'altra notizia che ha avuto poco richiamo, poco spazio, ed è una scoperta abbastanza interessante, abbastanza curiosa e divertente, che poi tra l'altro noi che come pagani non siamo condizionati alla zona monoteistica sapevamo. Comunque c'è un ascoltatore, sentiamo il nostro ascoltatore. Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao. Pronto? Con chi parlo? Francesco. Radio Gamma? Sì, aspetta che... dimmi. Certo basso, Mi sente adesso? Mi sente adesso? Sì, la sento, sì. Senta, io sono qua, quasi arrivato, sono sulla 4 in direzione Padova. Sì. Non riesco a trovare la frequenza, ho detto, vuoi vedere che è sparita la radio? No, FM 94.
Ma di che argomento state parlando? Perché sto smanettando. Allora, adesso stiamo. Va bene che ci ho mandato il camion nuovo, tutto digitale, però non riesco Adesso stiamo parlando. Dovresti ascoltarti perché sei in diretta, di conseguenza dovresti sentirti la tua voce. No, non sento niente perché non ho ancora modulato la frequenza. FM 94, dai. Comunque fra poco parleremo del cervello, di una nuova scoperta relativa al cervello. Ah, va bene? Cioè, allo scopo di che cosa? Cioè, la scienza di che cosa? Cioè, il cervello va. No, sai, hanno fatto. L'affermazione è stata fatta che il cervello avrebbe una zona in cui vengono trovate. Alcune zone del cervello si accendono quando pensiamo al futuro. Qualcuno l'ha chiamata una specie di sfera di cristallo per il futuro. Bene? Sì. Allora, FM 94. Va bene, grazie. Bene, ciao. Allora. Dicevamo appunto, purtroppo abbiamo anche gli ascoltatori che giungono da altre parti, sono desiderosi di ascoltare questa radio e bisogna appunto fornirgli anche un'assistenza tecnica per intracciare la frequenza, anche perché purtroppo la radiogamma 5, sapete, non ha una grande potenza, gli altri hanno mezzi economici più consistenti che permettono tante volte anche di coprirci o di disturbarci. D'altronde gli ascoltatori questa realtà la conoscono bene e sanno come siamo messi. E lo dicevo appunto una notizia che ha detto che nel cervello esisterebbe una specie di sfera di cristallo che viene utilizzata per immaginare il futuro, per fare delle previsioni o per cercare di indovinare il futuro. Il titolo è del Corriere della Sera, dice: fa tre zone del cervello si accendono quando si pensa al futuro. Allora, come vedete, il futuro è un qualcosa che noi cerchiamo sempre di inseguire e cerchiamo sempre anche di immaginare. Significa che se il nostro cervello è capace di delegare alcune aree, stando appunto a questa scoperta, alla ricerca del futuro, o immaginarlo, o di svilupparlo, o di potenziarlo, o di condizionarlo, perché poi ognuno può fare la sua scelta, significa che da sempre la vita è capace di cercare di vivere con l'intenzione di mantenersi e soprattutto partendo dal presente, dall'osservazione di quello che gli attorno, cercare di prepararsi per un futuro, cioè di valutare di quello che gli ha davanti, di quello che incontra, come potrebbe essere il futuro. Però non ha bisogno di oracoli, non ha bisogno di profeti, ma basta soltanto coltivare questo. Sappiamo appunto che il cervello non è certo una cosa meccanica, puramente stupida, che agisce soltanto su impulsi o su istinti primari, ma che è un mezzo, una capacità, uno strumento che abbiamo a disposizione, che ci permetterebbe di vivere meglio. E allora, quando noi esseri che viviamo in questa realtà, perché abbiamo bisogno di credere? Quando potremmo fare delle scelte ben diverse, cioè nel senso di dire abbiamo un cervello che è capace di tentare di immaginare il futuro, perché non ricorrere solo alle nostre capacità, non avere fiducia nelle nostre forze? Eppure qualcuno ci viene a raccontare che la vita è destinata a cercare la salvezza eterna, che dovremmo sottometterci, che esiste un profeta che è arrivato, che ci ha detto come dovrebbe essere la nostra vita. Come vedete sono tutte quante menzogne, e se noi ci rassegniamo ad accettare queste menzogne e a sottometterci, significa che le nostre aree cerebrali, che quello che abbiamo a disposizione, viene perso. Allora, la scienza ha dato un'enorme conferma a quello che noi diciamo da sempre, che l'uomo non ha bisogno di niente oltre quello che ha già per cercare di vivere. E lo cerchiamo di utilizzarlo. E come vedete, anche per questa volta e per l'ennesima volta, la scienza dà ragione a quanto i pagani sanno già, usando la mitologia e sapendo della loro storia. Andiamo avanti con altre notizie che vanno a contraddire questo, ma non le contraddicono concretamente, soltanto perché qualcuno dice che bisogna sempre essere sottomessi. E allora vediamo che la scienza dice che l'uomo ha dentro di sé, nel suo cervello, delle aree che gli permettono di pensare al futuro, di immaginarlo, e significa che se può immaginarlo può comprenderlo tramite i suoi sensi, le sue potenzialità. E poi abbiamo un certo Angelo Scola, patriarca di Venezia, che dice:
adottiamo di stili di vita etici per salvaguardia del creato. Cioè, ritorniamo al concetto folle del creazionismo. Delle cose che vengono create sono con la finalità di essere lì presenti, spinte avanti, degli oggetti vuoti. E questa è sempre una delle caratteristiche del monoteismo, quello di sottovalutare o di negare le capacità delle persone. Facciamo adesso una interruzione, riprendiamo da dove siamo partiti. Ricordiamo un po' gli appuntamenti di cui volevamo parlare all'inizio e che poi le telefonate, le discussioni ci hanno portato a tralasciarli e spostarli più avanti. Allora, volevo ricordare alcuni appuntamenti importanti. Giovedì 12 gennaio, ore 21, a Montegrotto Terme, pub Imbolc, in via Aureliana, c'è il Mutto dei Pagani di Vica del Veneto. È un incontro informale che si terrà appunto in questo locale pubblico in cui tutti possono partecipare, nulla di particolare, è soltanto appunto un momento di incontro, di discussione, di scambio di informazioni. Poi c'è un altro evento che è il 19 di gennaio alle ore 21 all'auditorio di Villa Tora di Saonara, ci sarà la presentazione del libro di Federico Moro, anzi dei due libri di Federico Moro, uno che è La voce della Dea e che altro è la guardiana dei misteri. Sono due libri sono due romanzi prima di tutto, però sono romanzi molto significanti perché Federico Moro è un personaggio, è uno scrittore molto in gamba, in quanto ha molto incentrato della sua ricerca sulla storia degli antichi Veneti, cercando di recuperare tutto questo mondo, tutta questa realtà, cercando di far comprendere alle persone l'importanza anche dell'identità e della cultura dei Veneti. E allora, tramite questi romanzi, sono sempre un avvio molto importante a cose significative. Allora, l'appuntamento è il 19 gennaio, ore 21, venerdì, all'auditorio di Villa Tora di Saonara. Sì, pronto? 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 Ciao, sono Carlo. Ciao. Allora, essendo che sono d'accordo su molte cose che te dici, però non ho mai sentito una propositività delle cose, delle forme di affrontare queste problematiche. Se uno si stacca, per esempio, dalla fede o dal seguire una religione monoteistica. Beh, se uno non vuole, scusa, sta attento, se uno non vuole abbandonarla, è libero di non abbandonarla. No, parlo di affrontare un approccio con qualcos'altro, qualche altra fede. No, io non ho nessuna fede da proporre. Come? No, mi senti per... Io non ho nessuna fede da proporre. Ah, allora se parli solo in maniera di staccarsi da... No, uno può stare... Approcci. No, io non dico che uno si deve staccare, uno deve fare delle scelte e poi faccia le sue scelte. Sì, allora... Tutte queste cose che te dici in maniera così critica... No, io non dico in maniera critica. No, critica delle parole, di quello che mi è stato trasmesso. No, io non critico niente. Allora, no, queste cose che ti hai detto, allora lasciamo stare critica, l'aggettivo che la mi provassi che sia... Sono delle cose che a me non piacciono e dico che non mi piacciono e dico perché non mi piacciono. Ecco, appunto, allora questa... Diciamo, non so se l'attributo giusto sia contestare. Ma non contesto assolutamente. Non lo contesto assolutamente. Ma io non voglio entrare. Diteti quello che te senti di dirti ti, perché mi interpreto per robe e interpreto a guisa in conseguenza di una azione verbale posta in maniera. Ma io non sono un predicatore, cioè non ho bisogno di ottenere il consenso. Cioè, questo lo dico sempre, io non lavoro per il consenso. No, lasciamo fare il consenso. Vabbè, se uno sta... Io non voglio convincere nessuno. Sì. Allora, non convincendo nessuno, te fai un'azione, ma la tua azione a fine di che cosa era? Questo è un problema mio, a che fine è? È il mio problema? È la mia scelta. Io non ho un fine. Sì, ma perché ti te esponi al pubblico e te parli per la radio? Dove io non mi espongo. Io non mi espongo, faccio le cose che mi piacciono, in cui mi riconosco. E difatti. Ma io non mi espongo assolutamente. Adesso ti sei io a parlare per la radio, no? Certo, perché? Ecco, e ora? Radio Gamma 5 dà la possibilità di parlare a tutti. Sì, ma lascia stare Radio Gamma 5... Radio Gamma 5 esiste, non posso prescindere dal fatto che... Se non esistesse, ma esiste, io vengo la qui... La tua azione verbale, che ti sento anche gravemente, non so dire se c'è porre critica... Infatti io non mi sono mica arrabbiato, stiamo discutendo. L'udire queste parole mi
stimolano. Sì. Colazzi che mi sia introdotto nella vita civile e nei rapporti sociali in maniera sbagliata, ma qualcosa sono in grado di interpretare, sì. Giusto o sì, hai una tua sensibilità, che la tua sensibilità, ecco, che io urti o non urti la tua sensibilità, la cosa non mi interessa. Ma dico, zia, c'è qualche scopo, Drio, questa tua azione, o che c'è solo perché? La volontà di parlare per radio, basta. Ma no, ma scusa, io dico soltanto le cose che... Pronto? Io faccio solo le cose che a me piacciono, in cui mi riconosco, sì. E le faccio senza nessun scopo, senza nessun fine, senza nessuna finalità. Sta mettendo, e ora sta roba qua potresti farla anche senza gli altri, ma insomma, dire un perché? Beato microfono che te davanti. Ma scusa, ma io, scusa, allora, ma perché tu mi devi venire a dire che dovrei farla in maniera diversa? No, guardo che se puoi farla in maniera ma scusa, ma piano, ma scusa, attento, allora, perché io, sta attento, ma sta attento, allora, ma perché tu mi vieni a dire cosa dovrei fare io? No, amico, ho detto impersonale. Ma impersonale cosa? Scusa, cioè, se tu mi vieni a dire che le cose si possono fare in maniera impersonale, cosa significa impersonale? Impersonale vuol dire che una persona, invece di andare a passare a parlare con un'altra persona e dimostrarsi, poi... perché dovrei fare le cose che ti piacciono a te e non le cose che voglio io? No, scusa, io non ho capisco, ma di cosa vuoi parlare? Di cosa? Ma io quando io parlo con una persona, io non mi pongo il problema di perché ha letto quel libro o non l'ha letto, perché ad esempio fa quelle cose o non fa quelle cose, io cerco di ascoltare quello che mi dicono e non dico a una persona potresti fare in maniera diversa, non lo dico mai, io non dico mai a una persona ti potresti esprimere in maniera diversa. Esprimersi in maniera diversa. Scusa, cioè, tu dici, quello che fai potresti fare in maniera diversa, ma perché? No, io lo faccio così. Di porsi in maniera diversa. E perché dovrei porre? Scusa, perché dovrei porre? Ma perché? Perché dovrei porre in maniera diversa? Questo te lo domando? Se tu come lo proponi, io non dico mai gli altri dovresti proporre in maniera diversa. Cioè. Se ti non ti stai ponendo la tua persona, il tuo pensiero, niente a nessuno. Sto ponendo, io faccio quelle cose che a me piacciono. Sì, e basta. Sì. A posto. Ecco. E ora ti fai solo perché ti piace, basta. Esatto, bravo. Basta. Chiarite la cosa? Ciao, grazie. Ciao. No, difatti, vedete, è una cosa che come pagano ho sempre sentito importante. E di non stabilire mai perché le persone fanno quella cosa. Io giudico, fai una cosa, l'hai fatta, non sto a cercare delle attenuanti, delle giustificazioni e soprattutto non vado a chiedere agli altri di fare le cose come a me piace. Dico, se tu fai una cosa, l'hai fatta, benissimo, a me non piace, te lo dico. Non dico non dovevi farla o potevi farla in maniera diversa. L'importante è sempre considerare come avvengono le cose, il loro significato, la loro manifestazione, le loro conseguenze. Se uno compie una cosa, io non mi chiedo perché l'ha compiuta, so solo che l'ha fatta e l'ha detta. Nel campo delle idee, non si può criticare una persona perché formula un'idea, perché ha letto 100 libri o un libro soltanto. Si cerca di comprendere qual è la sua capacità di pensiero e qual è il suo pensiero che ti viene a raccontare. A me non interessa che una persona sia capace di giustificare le sue idee perché ha letto 1000 libri, 5000 filosofi e tipo fare 100.000 citazioni. Perché noi non stiamo cercando intellettuali. Quando uno parla di Radio Gamma 5, facciamo un discorso più generale, sta sempre cercando di parlare con altre persone. E la cosa che appunto normalmente lo noto giustamente, moltissimi anche altri conduttori ce l'hanno, ma perché mi devi chiamare per dire che io posso fare le cose in maniera diversa? O che uno mi venga a chiedere perché lo fai? Beh, prima di tutto uno fa delle cose che si sente, delle cose che gli piacciono, e questa è la motivazione sufficiente. Bene, allora tu fai una cosa, e di questa cosa cosa fai? Cosa porti? Cosa mi proponi? Cosa mi racconti? Cosa mi dici? E su quello che tu mi racconti noi discutiamo. Non vado a dire no, potevi usare 50 parole per dirmi questo concetto, potevi usarne una. Cerchiamo di prendere il succo delle cose. E ora io dico sempre questo, noi non facciamo le cose per degli scopi, noi non abbiamo persone da convertire o da convincere. Noi cerchiamo di essere noi stessi. Sì, pronto? 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 Sì, Francesco? Sì, ciao. Ciao. Dimmi tutto. Sono in diretta oppure no? Sei già in diretta, sì. Ah, sono già in diretta. Sì. Allora, saluto tutti i tuoi ascoltatori, che Dea Riti vi porti salute e abbondanza
E poi volevo così annunciare, ma comunque penso che l'hai già fatto. Sì, stavo parlando quello del 19 di gennaio con Federico Moro. Ecco, il 19 di gennaio c'è questo appuntamento culturale molto, molto speciale, che si parlerà dei Veneti antichi. Federico Moro presenterà questi due libri, La voce della Dea e poi l'altro, La custodia dei misteri. Esatto. E il relatore di questa serata sarai te, Francesco. Grazie per l'invito. In cui ma pensando che il relatore che presenterà i suoi libri sarà l'autore, esatto, Federico Moro. Esatto, sai che ci tenevo tanto perché so che conosci Federico, conosci bene i libri e già abbiamo avuto modo di parlarne di questa cosa in maniera positiva e speriamo che le persone in sala poi ecco, ascoltino questa cosa con interesse, visto che noi stiamo facendo un percorso di questo tipo. E poi la serata sarà lietata da Giulia Rettore, che è una ragazza molto giovane che si è diplomata al Conservatorio di Padova, che allieterà la serata con tutta una serie di musiche celtiche e sarà molto particolare, ecco, ascoltarla. E dopodiché io spero la settimana prossima di esserci in radio, che avevo preparato un programma proprio per questa sera, che volevo parlare dell'OIV, il Pantheon celtico. In preparazione anche della conferenza del 10 di febbraio con Laura Rangoni. Con Laura Rangoni che presenterà il libro La magia dei Celti, per poi andare ad aprile quando avremo Luigi Pellini che parlerà del cappello dei magi, ecco. Allora io ti saluto, saluto i tuoi ascoltatori e ti ringrazio. Va bene, perfetto, benissimo, grazie Ettore. Ciao Francesco. Ciao. Sì, allora appunto Ettore è intervenuto, purtroppo doveva essere qui di persona a parlare di questi appuntamenti, allora dedichiamo gli ultimi minuti, le telefonate non le facciamo andare proprio perché c'è bisogno di parlare di questi appuntamenti, perché sono appuntamenti importanti e sono con personaggi che hanno una capacità, una conoscenza, una bravura enorme. Allora gli appuntamenti più recenti, partiamo dal più lontano nel tempo, che è quello del 10 di febbraio alle ore 21 all'auditorio di Villa Tora di Saonara, Laura Rangoni presenterà La magia dei Celti. È un libro semplice, interessante, che cerca di approfondire le tematiche relative al mondo celtico, soprattutto di concentrarle sul tipo del loro pantheon, della religiosità, del tipo di rapporto con la vita, con l'esistenza, e di conseguenza nel momento in cui si sentono molte cose imprecise o non corrette sui Celti, sentire Laura Rangoni che ci parlerà di questo mondo, di questa prospettiva, è ancora di importante e di bello. Il libro La magia dei Celti è uscito nel 2005, costa mi sembra 7 euro per l'assegna, merita di essere letto perché è ben fatto, anche perché Laura Rangoni fa una premessa importante in questo libro, cioè lei non si pone come l'intellettuale, come la persona staccata, come la studiosa, ma come la persona che queste cose le vive. Lei racconta appunto che si avvicina a questo mondo, finite le scuole, fece un viaggio in Inghilterra, entrò in contatto con una comunità che si richiamava gli antichi Celti, e lei, incuriosita, curiosa di questa realtà, la approfondì sempre di più. Di conseguenza per lei anche il mondo celtico è un mondo di vita vissuta, non è soltanto un nome che troviamo nei libri di storia o che ogni tanto qualcuno ci tira fuori per cose più o meno strane, è una pratica di esistenza, di rapporto con la vita, con gli dei, con le divinità. E ora sarà bello sentire proprio da lei questo approccio che passa tramite la propria esistenza, tramite la propria esperienza, tramite proprio quello che si è vissuto col mondo dei Celti. Perché si tratta di recuperare non un aspetto filosofico e intellettualistico, ma un modo sopravvivente, cioè di un rapporto con l'esistenza diverso. E difatti la magia dei Celti è proprio questo, cioè la magia che porta come scienza di capacità di realizzazione, come qualcosa che educa, è una forma di autoeducazione, di apprendimento della realtà. E i Celti sono questo viatico, questa capacità, questo esempio che ci danno, soprattutto proprio perché lei lo scopre tramite la sensibilità, che purtroppo dei Celti ben poco ci è giunto,
però quando si ha una sensibilità per il mondo, quando si è capaci di osservare, di vedere, di percepire le cose, sicuramente le cose diventano appunto più semplici, più chiare e soprattutto si comprende meglio. Perciò appunto Lauro Rangoni, La magia dei Celti, 10 febbraio alle ore 21, all'auditorio di Villa Torre di Saonara. Più vicino a noi abbiamo appunto il 19 di gennaio Federico Moro, autore appunto della Voce della Dea, della Custodia dei Misteri, che sono due romanzi, però non sottovalutate questi libri perché sono dei romanzi, perché dietro alla scrittura di questi testi c'è una capacità dell'autore di approfondire le cose, perché una cosa che ha fatto è stata anche una ricostruzione pignola e precisa dal punto di vista tecnologico e tecnico, cioè nel senso che quello che cerca di descrivere dell'ambiente l'ha cercato di apprendere tramite l'archeologia, quello che scrive dell'abbigliamento, dei costumi non è inventato, non è fantasia, ma è verificato da quello che l'archeologia sa in questo momento. Lui si è recato presso i maggiori studiosi di antichi veneti e ha sempre fatto analizzare se la sua scrittura, se quello che scrive dei veneti corrispondesse alla realtà. Ma anche nel caso di Federico Moro, i romanzi, pur essendo collocati in un passato lontanissimo, molto distante da noi dal punto di vista dell'epoca, in realtà sono una cosa fondamentale, sono la riscoperta delle nostre origini, delle nostre radici, di quello che è il nostro mondo. E d'altronde è un tema che a mio avviso è molto affrontato nel secondo romanzo, La Custodia dei Misteri, si parla di identità. Cioè se l'identità è una cosa acquisita o è una cosa innata, soprattutto della capacità di comprendere la terra in cui si vive e di entrare in armonia. E di conseguenza, se si parla di identità come scelta, si va anche a parlare di responsabilità delle persone. E allora di conseguenza, se le persone sono responsabili delle loro scelte, del modo in cui vivono, è importante comprendere perché noi siamo così. Noi siamo così non perché siamo frutti del caso, delle circostanze o di altre cose, ma siamo così perché dietro di noi abbiamo migliaia di anni di storia. Abbiamo popolazioni che si sono impegnate, che hanno cambiato la civiltà, la cultura. E allora dimenticare queste nostre radici sarebbe una cosa non di mancanza di rispetto verso di loro che hanno fatto, perché loro l'hanno fatto e la loro esistenza sarebbe quasi un negare la nostra vita. Se noi vogliamo comprendere quello che adesso siamo e quello che potremo essere, e su cosa ci possiamo basare, dobbiamo sicuramente andare a parlare di identità e di radici. E Federico Moro proprio ha fatto questo lavoro di ricerca delle radici, di riferimenti, di essere molto precisi. Ma l'importante poi, data il bagaglio tecnico, date le informazioni che ci giungono da queste opere e anche la capacità che abbiamo noi di elaborarle, di comprendere di come utilizzarle, perché la cultura non è un peso ma è uno strumento e lo strumento lo si deve imparare ad apprendere. E il fatto stesso appunto che Federico Moro ci parli in questi due romanzi, appunto La Custodia dei Misteri e La Voce della Dea, di una sacerdotessa che non vive staccata dalla realtà ma che ne è partecipe, che vive, che partecipa, che comunica, perché anche il suo contatto col divino, io parlo soprattutto nel primo romanzo, La Voce della Dea, questa sacerdotessa ha delle visioni o ha delle percezioni o ha delle comunicazioni che gli derivano dalla Dea Reitia, ma queste comunicazioni gli servono, gli permettono di comunicare con la realtà, di cambiare quello che gli attorno, gli permettono di comunicare ai veneti di come sarà il loro futuro, la loro identità, di fare delle scelte. E questo avviene anche nel secondo romanzo. E come sempre, anche nel secondo romanzo, emerge sempre questa volontà di comprendere, di sapere e di saper muoversi. E difatti il sapersi muovere e il secondo romanzo esiste proprio la capacità di combattere, di vittoria, viene dal fatto che si osserva quello che accade attorno, cioè si osserva l'ambiente e i mutamenti dell'ambiente. E l'attenzione a questo ambiente permette al protagonista di permette ai veneti di vincere una dura battaglia. E soprattutto proprio c'è questa dedizione alle proprie radici, il sapere che non si può essere in maniera diversa, perché queste radici non è che cambiano, noi le possiamo cercare di sradicare, di dimenticarle, ma la nostra essenza è basata su questa realtà, sulla cultura in cui siamo, nel ambiente in cui siamo.
partendo da quello che abbiamo, dalla nostra identità, possiamo sicuramente trasformarla, ma dobbiamo essere consci di cosa implica la nostra cultura. E allora appunto io do l'appuntamento il 19 di gennaio alle ore 21 all'auditorio di Villa Torre di Saonara con Federico Moro, che ci parlerà dei suoi due romanzi, che io invito a leggere, perché sono scritti veramente bene, sono veramente curiosi, sono veramente belli e permettono di farsi un'idea. Ed è anche un approccio diverso anche alla realtà dei Veneti, proprio perché si va ad affrontare un aspetto che ben pochi affrontano di solito, che è l'aspetto religioso, cioè l'aspetto del contatto con il divino. E scopriremo come era diverso, come era più sensibile. In questo contesto, visto che Federico Moro in questi due romanzi parla della Dea Reitia, c'è anche il fatto che nel 2007 usciranno sicuramente due libri dedicati a questa divinità, una divinità che è importante, che è significativa. E per cercare di comprendere questo basterebbe che qualcuno prendesse il tempo per se stesso e andare ad esempio ad Este, al Museo Nazionale a Testino, e di vedere tutto quello che vi ha raccolto, proprio perché l'osservare quello che i musei conservano non sono solo oggetti morti del passato, ma sono oggetti che hanno dato origine al nostro presente, alla nostra cultura, a quello che noi siamo. E allora, riscoprire le radici lo possiamo fare partendo da un romanzo, ma la riscoperta può essere solo piena e completa se siamo capaci di mediare, di affrontare noi queste nostre radici. Le nostre radici vengono scoperte non perché gli altri ce le fanno emergere, ma perché noi le riscopriamo. E questi due libri sono un viatico, un accenno, sono un semaforo verde, e dopo la velocità con cui noi percorreremo la strada di riscoperta dipenderà dalla nostra capacità, dalla nostra bravura. Allora, e giustamente a mio avviso, Ettore ha fatto bene inserire anche poi il discorso di Lauro Rangoni, anche se i Veneti non erano certo dei Celti e non appartenevano alla realtà celtica, erano una realtà che gli era vicina, e ci avremmo il modo di avere lo specchio o di vedere come due popolazioni antiche avevano una stessa sensibilità per il mondo che gli era attorno in maniera diversa, ma tutte e due in realtà, sia i Veneti sia i Celti, erano sempre incentrati sull'osservazione della realtà, dell'ambiente in cui vivevano, di cosa gli avevano attorno, la sensibilità per il mondo, il contatto per il mondo e il comprendere soprattutto che le cose cambiano se noi siamo capaci di agire. C'è bellissimo nel romanzo di Federico Moro, io parlo della voce della Dea, il fatto che i Veneti, pur trovandosi un momento difficile, difficoltoso, si trovavano in guerra con tutti, non demordono. E che anche le persone che sono più giovani non vengono derise perché sono giovani, ma si rendono conto che possono dare un contributo determinante per mantenere la propria cultura. E allora c'è un insegnamento che potremmo trarre anche per il presente, di fronte anche a delle enormi difficoltà, di fronte anche alle cose che si possono sembrare totalmente avverse, nemiche, e che non ci sono favorevoli, se noi abbiamo la volontà, la decisione, la determinazione di affrontarle, potremmo vincere e riuscire. E allora questi due romanzi danno degli insegnamenti che sono enormi, e per me la bravura di Federico Moro è proprio questa, di far passare dei concetti molto importanti tramite la lettura agevole, scorrevole di un romanzo. Leggetevi questi due libri, Federico Moro, La voce della Dea e La custodia dei misteri. Sono libri di 120 pagine, si leggono in maniera molto scorrevole, anche Federico Moro scrive veramente bene. E poi per febbraio io invito a leggersi appunto il libro di Lauro Rangoni, La magia dei Celti, Segni Edizioni, proprio perché lì avremo un altro approccio, ma vedremo com'è importante comprendere la propria esistenza, riscoprire le proprie origini o qualcosa che c'è affine. Bene, allora, e per chiudere, l'appuntamento più semplice, più familiare, più conviviale, che appunto che è giovedì 12 di gennaio alle ore 21 al pub Imbolc in via Aureliana a Montecorto Terme, e lì ci sarà appunto il Muto dei Pagani dei Vica del Veneto. Purtroppo il tempo è volato, ci riascoltiamo e ci risentiamo più tardi dalle ore 19 alle ore 20. Ciao a tutti, ci sentiamo allora questa sera.